Sarà lungo 60 metri e sarà sospeso, recuperando così la straordinarietà del suo disegno originale. Il ponte Leopoldo II, costruito nel 1833, era considerato il primo esempio di ponte sospeso in Italia, un progetto sicuramente straordinario per l'epoca, che riportava la firma dell'ingegnere Alessandro Manetti, tant'è che il ponte è noto a tutti come il Ponte del Manetti, che con questa opera aveva assicurato alla corte del Granduca Leopoldo un collegamento diretto tra le proprietà granducali delle cascine di tavola, oggi nel territorio comunale di Prato, e il Parco del Bargo e la Villa Medicia di Poggia Caiano, collocati a sinistra e a destra del fiume Ombrone. Crollato sotto il fuoco tedesco durante la seconda guerra mondiale da anni, le amministrazioni di Prato e Poggio, la provincia di Prato e la regione toscana sono impegnate in un piano di recupero dell'infrastruttura e dell'area stessa che nel 2011, tramite un concorso di idee, ha permesso di tracciare il nuovo corso del ponte che già dalla prossima primavera diventerà un collegamento ciclopedonale tra gli antichi possedimenti del Granduca di Toscana, inserendosi nel piano di sviluppo di mobilità dolce del Parco della Piana. Era il 2011 quando partì la gara di progettazione di idee per la realizzazione di questa importantissima opera. Eh, vi ricorderete la posa, diciamo, l'apertura del cantiere all'inizio di quest'anno esattamente nei tempi promessi. Eh, quest'opera sta diventando realtà. Quella che è alle mie spalle è proprio l'arcata che è stata costruita in fabbrica da delle mani assolutamente esperte di carpenteria, è stata portata qui e ora inizierà a essere posizionata proprio negli, negli archi che invece verranno recuperati gli archi storici del Ponte dei Manetti risalenti al 1833. Frutto di un cofinanziamento tra Regione e Provincia, Comune di Prato e Poggia Caiano, Pari a circa un milione di euro, il nuovo ponte avrà una campata metallica rivestita in legno tech, che sarà montata la prossima settimana sui due assi che fuoriescono dagli antichi portali ristrutturati. Come dicevamo il ponte dovrebbe essere pronto già per la prossima primavera e adesso sarà collegato a un progetto di sviluppo di piste ciclabili dell'area delle cascine di tavola in parte già esistenti. Andranno finite le piste ciclabili sia dalla parte di Prato che dalla parte di, di Poggio e mettono in collegamento sostanzialmente i parchi di Foggio a Caiano con le cascine di tavola e si spera che se... Se tutto va come deve andare, come sembra ormai la fase definita, che dopo le feste di Natale, nel periodo, in quel periodo lì, l'opera sia sostanzialmente compiuta, andrà poi collaudata per poi andare all'inaugurazione. e Finalmente si realizza un'opera un attesa da tanti anni e che soprattutto permetterà a chi cammina, a chi corre, a chi va a cavallo di avere un, una, una situazione di continuità fra Prato e poi Giaccaiano strepitosa.